Quella è stata una battaglia che io dico un po' enfaticamente, vale una legislatura. Cioè, credo che nel mio ruolo di Presidente della Regione, ma di uomo politico, che di chi chiaramente lavora nell'interesse dei cittadini, aver fatto questa battaglia, averla vinta, vale un'intera legislatura. È stata una grande battaglia, complicata, difficile, abbiamo invertito una cultura, una tendenza che guardava queste regioni solo come regioni da penalizzare. Abbiamo permesso alle imprese e ai cittadini di poter avere tutti i benefici dei decreti legislativi dai quali erano dei decreti ministeriali, dai quali erano state escluse per un problema di una legge nazionale. Siamo riusciti a. Io ho avuto la fortuna della fiducia dei miei colleghi presidenti che mi hanno affidato un po' il coordinamento e la guida di questa battaglia, quindi l'ho dovuta fare anche in sede di confronto con il governo e con il Parlamento, e chiaramente a questo punto ringrazio per la sensibilità, perché si stava commettendo, io ho detto, ho usato un termine un po' forte, ma forse ogni tanto è utile, no? Ho messo tra virgolette che era un atto criminale, non escludere imprese e cittadini delle regioni che hanno maggiore sofferenza, cioè uno fa i decreti ministeriali proprio per risolvere i problemi delle imprese e dei cittadini dove ci sono maggiori ritardi di pagamenti, maggiori problemi sociali, occupazionali e proprio quelle regioni vengono escluse dai benefici. Quindi, insomma, abbiamo fatto un atto di giustizia, veramente non era semplice, pure se era giusto farlo, però l'abbiamo fatto in tempi rapidissimi, mettendo il fondo di garanzia anche a sostegno delle aziende sanitarie, che era un'altra esclusione che non potevamo accettare.